Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di un horror in uscita molto molto figo. Infatti sta venendo resuscitato Alone in the Dark. Per chi non lo conoscesse, Alone in the Dark è forse il primo in assoluto gioco horror in 3D. Sebbene il primissimo non fosse insomma così grandioso, del 1992 se non ricordo male, comunque aveva gettato le basi per la possibilità dell'horror nel videogioco 3D. Già c'era stato qualcosa sul 2D. Se volete una piccola storia, una prima parte della storia del videogioco horror, trovate il link in descrizione. Ma questo Alone in the Dark deve essere ovviamente un remake. I toni sono però un po' particolari e volevo parlarne con voi. Quindi, per prima cosa, ci andiamo a vedere il trailer insieme del remake di Alone in the Dark, uno dei capostipiti dell'horror videoludico. Ma poi andiamo a parlarne e vi dico la mia su atmosfere e tono generale del gioco. Partiamo. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella delle notifiche. Iscrivetevi, mi raccomando, siamo quasi a 1000. Dai. Ok. She knows I'm one. Iniziamo male. Dusetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. Maybe the dark man just likes it when you suffer. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness! Are you crazy? Fall on your knees, wear the mask, raise his name! Alone in the Dark! Allora, adesso lo rifaccio partire e ne parliamo mentre il trailer va. Due cose da notare, anzi, intanto parliamo della prima. Vedo un... Allora, parliamo della grafica, perché è stata molto criticata e lo capisco, effettivamente i modelli dei personaggi non sono da gioco AAA, ma magari non stiamo parlando di un gioco AAA, potrebbe essere che stiamo parlando di un gioco doppia A, ma a noi importa realmente della grafica? A me no, ovvero... Se riescono a tirar fuori un gioco dalle giuste atmosfere, un gioco horror che valga la pena di essere giocato, chi se ne frega della grafica per quanto mi riguarda. Specialmente la grafica della bambina la trovo un po' strana, ma quella degli altri personaggi, non è ovviamente wow, ma è più che accettabile per quanto mi riguarda. Ecco, le atmosfere, io vedo un paradosso quasi fra la musica, che non so, adesso ve la faccio riascoltare appena finisce il trailer, ve la metto qua dopo la parte di The Rising Sun, la cover di The Rising Sun. C'è questa musica un po' investigativa, mi viene da dire, no? Forse un po' troppo investigativa e un po' poco horror, è questa la cosa di cui ho un po' il timore, ascoltando la musica. Ma poi quando uno vede le immagini, è chiaro che si è di fronte ad un prodotto horror, a un survival horror che proprio punta a farti spaventare. E abbiamo un torcia, quindi una buona gestione dell'illuminazione, pistola, fucile, quindi ci sono enigmi da risolvere. Possiamo anche picchiare i nemici con armi corpo a corpo. Insomma, ci sono veramente tutti gli ingredienti per un gioco horror valido. D'altra parte vedo sta musichetta che invece mi ricorda qualcos'altro, mi ricorda quasi Twin Peaks, mi ricorda appunto un'atmosfera più investigativa che altro. E questo
paradosso, no? Questo scontro fra queste due realtà che secondo me sono un po' difficilmente conciliabili, mi fa un pochino preoccupare su l'atmosfera e il tono del gioco in generale. Voi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa nei commenti, però ovviamente è molto presto per parlare, io vi sto dando la mia primissima impressione a caldo, quindi ecco, prendetela ovviamente con le pinze. Vi ringrazio per essere stati qua con me e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci tengo un sacco, mi raccomando, e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao raga.